Adesso dobbiamo scendere da qua, attraversare tutto questo, risalire quella montagna, andarci dietro e da quelle parti dovrebbe esserci la foresta Umbra. Il bastone! Buongiorno bellissimi, iniziamo la terza tappa dalla bellissima città di Monte Sant'Angelo. Come avevamo supposto, la prossima destinazione sarà la foresta Umbra. Ho dedicato un po' di tempo, mi sono fermato in un bar per 2-3 orette a ricaricare un po' le power bank, a mangiare, bere. Ho altri 2-3 kg di cibo dietro perché mi sa che ci passeremo un giorno e mezzo / 2 giorni nella foresta Umbra. Dicono che nella foresta Umbra ci siano i lupi. Dicono che siano pericolosi e che non si possa passare la notte. Ma sul sito del Parco Naturale del Gargano tutto ciò è confermato, tranne il fatto che i lupi non hanno mai attaccato l'uomo. E siccome non credo che riuscirò a raggiungere una zona abitata prima della notte, molto probabilmente la passeremo in tenda. Quindi scopriremo se i lupi sono effettivamente aggressivi. Onestamente io non credo, penso che avranno più paura loro di me. Comunque non fatelo voi a casa. Mi fa più paura a lei dei lupi. Ho anche un po' di malino al ginocchio, il che vuol dire che invece di stare 6 ore per percorrere 30 km, ci vorranno almeno 10. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be. Immaginavo che si sarebbe rovinata, ma non così presto e non così tanto. Proprio uno strappone. E non mi sono portato dietro ago e filo. Non ci faremo abbattere per così poco. Mancano ancora una ventina di chilometri al punto con le zone di ristoro all'interno della foresta Umbra e in realtà ancora una decina di chilometri alla foresta stessa. Questa non è ancora la foresta Umbra. Io puntavo a raggiungere un punto, che si trova ancora a 10 chilometri di distanza, però sono già le 7 e ho male a un ginocchio. Quindi è possibile che ci dovremo fermare un po' prima. Tra l'altro si tratta di un dolore al ginocchio che conosco molto bene. L'ho provato anche durante il mio cammino di Santiago. Mi trovavo sulla costa nord della Spagna, per la precisione a Gijón, e andava crescendo. Ho dovuto acquistare una fascia elastica per rinforzare un po' il ginocchio, ma soprattutto ho dovuto rallentare un po'. Sì, siamo vicini alla strada, ma con un paio di tappi non sentirò niente. Poi, come dicevo ieri, mi piacciono i tavolini, i posti con tavolini, panchine, un po' di comfort, così riesco a lavorare un po', a mangiare seduto. E qui sicuramente non avremo i lupi stanotte, quindi serata tranquilla. Comunque, domani dovremo attraversare tutta la foresta Umbra,
sperando che il ginocchio stia meglio e spero che il cibo e l'acqua bastino. Buongiorno bellissimi, ho dormito molto bene anche oggi e stamattina è tutto bagnato, c'è un sacco di umidità, il ginocchio mi fa ancora male, perciò continuiamo in direzione della foresta umbra ma con calma. Se non altro adesso è ancora più traspirante. Vedete che non sono solo io a dire che bisogna fare attenzione alle mucche. Non ve l'ho ancora detto, anche se dovreste averlo visto in alcuni video, ma stiamo percorrendo a ritroso il cammino dei pellegrini di San Michele, che da Vieste raggiunge Monte Sant'Angelo. E devo dire che è ben segnalato. Oggi i chilometri non passano. Sono lento, controllo ogni 2 secondi quanto ho percorso. Sono un po' preoccupato per l'acqua, onestamente. Spero che al centro del parco, ho visto che c'è una zona ristoro, spero ci sia qualcuno e che vendano qualcosa da mangiare e da bere. Vediamo se c'è qualcuno e se questo qualcuno mi può dare dell'acqua. C'è nessuno? La vedo un rubinetto, ma c'è scritto acqua non potabile. Magari mi sciocco giusto un po' la testa. Chiunque sia il proprietario di questo posto, grazie. Tra l'altro, io ho un filtro per l'acqua. Non l'ho mai usato, però in teoria si può utilizzare anche con acqua di fiume stagnante. Insomma, toglie il 99% dei batteri e delle sostanze pericolose. Quindi intanto ho riempito la borraccia, poi vediamo se ne avrò bisogno, proverò a usarlo. Piscina della signora. Piscina della signora? La signora se l'è bevuta tutta. Comunque, abbiamo appena abbandonato la via dei pellegrini e adesso ci inoltriamo nella foresta umbra. Una casetta e vedo una persona. Tra l'altro il sentiero che stiamo facendo mi chiede di passare per forza di qua. Ehi. Ciao, buongiorno. Posso chiederle un goccio d'acqua? Grazie mille, sai, gentilissimo. Ciao. Buona Ciao. Altro che goccio, mi ha fatto bere 1 litro d'acqua e mi ha riempito le borracce. Fantastico. Mi ha anche spiegato che in realtà al laghetto, quello che dobbiamo raggiungere nella foresta umbra, c'è di tutto e di più. C'è un albergo, una trattoria, un punto di ristoro, insomma, ne abbiamo di tutto e di più. Dobbiamo solo raggiungerlo. Siamo ufficialmente nella foresta umbra e mi sembra di essere tornato in Friuli. Thank you.
Ho fatto una pausetta, ho mangiato, ho riposato un attimo, ma mi fa ancora male il ginocchio. Devo dire che mi preoccupa un po', perché se peggiora non riuscirò a camminare. Quindi sto pensando che potrei adesso fare gli ultimi 5 km verso il laghetto e vedere se trovo un posto per passare la notte, che non sia la tenda, o addirittura due notti. Vediamo. Bellissimo. Sinceramente me l'aspettavo molto più selvaggio, come mi era stato dipinto il discorso dei lupi. Invece qua ci sono cartelli ovunque, la stradina asfaltata. Siamo quasi giunti alla zona di ristoro e devo dire che mi ero creato un'immagine completamente diversa nella testa di questo posto. È comunque bellissimo. Tre, due, uno. Ciao! Un saluto da SGS! Ciao! Grandissimi, fantastici! Beh, vi dirò, per quanto possa essere turistico durante il giorno, di notte è tutta un'altra cosa. C'è un silenzio assurdo, un buio assoluto. È stranissimo. Devo ammettere che fa un po' di inquietudine. E al tempo stesso un sacco di tranquillità. Oggi dormiamo sotto un enorme faggio. Ho già visto una volpe, mi è passata vicinissima. Chissà se vedremo qualcos'altro stanotte. Direi che la tappa è conclusa, ce l'abbiamo fatta. Per la prossima, anzi, prima di dirvi le opzioni della prossima, ovviamente, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Per la prossima tappa le opzioni sono riposanti, perché per quanto mi piacciono le sfide e l'avventura, però con un ginocchio che non funziona non si va avanti e poi la salute viene prima di tutto. Quindi le opzioni saranno A, riposare qua per una giornata, B, chiamare Zanzi che ci viene a prendere e andare da lui a riposare e poi ripartire chissà da dove. C, sforzare ancora un po' il ginocchio per fare una piccola tappa fino a Vico del Gargano e di fare una giornata di autostop. Lo scopriremo nella prossima puntata. Ciao bellissimi!